Ciao ragazzi, benvenuti in questa puntata del Computer Museo. In questa puntata andremo a vedere, anzi più che altro andremo a fare la recensione completa del Simma X8C. Di fianco a noi abbiamo il Simma X5CS. È il modello precedente, è il modello Wi-Fi e devo dire che è veramente, ma veramente molto più grosso del Simma X5C. Infatti a differenza dell'altro, questo praticamente ha tutte le caratteristiche di un Phantom. Infatti devo dire che è costruito, innanzitutto il tipo di plastica che viene utilizzata in confronto a questa non è più una plastica leggera, ma una plastica veramente molto più pesante. Il peso di questo drone si aggira intorno ai sarà sui 250-350 grammi, veramente poco, però che riesce addirittura con il suo sollevamento di peso, chiamiamolo così, a raggiungere addirittura 450 grammi per sollevare ad esempio una telecamera, quindi abbiamo anche un bel po' di peso per sollevare ad esempio una GoPro, una SG4000 o altre videocamere, action camere. Il telecomando, a differenza dell'altro precedentemente, che abbiamo già visto, che è il del Simma X5C, che abbiamo visto tanto tempo fa, è veramente molto diverso. Infatti devo dire che di caratteristiche è costruito meglio. Infatti, come vedete, c'è il telecomando qui, che è praticamente diventato bianco, è molto più grande, c'è l'attacco per metterlo al collo, per farvelo capire. Poi le batterie vengono date insieme a questo tipo di drone, che poi non so neanche se le batterie che ci sono dentro siano per lo stesso. Eh sì, no ragazzi, cioè potete capire che il nostro drone, cioè per farvi capire, se volete pilotare due droni in contemporanea con questi telecomandi, voi potete farlo, perfetto. Allora, quindi una domanda che mi avete chiesto in tanti: ma i telecomandi del Simma X5C, X8C e roba del genere sono tutti uguali? Ebbene sì, sono praticamente tutti uguali e potete comandare, appunto, come ho detto prima, dei droni in maniera sincronizzata in una maniera assurda. Poi, alla batteria potenziata, le viti e tutto, alla fine ho scoperto che ce li avevo, erano solo nascoste come al solito nel retro del nostro cartone, ma erano talmente ben nascoste che neanche le avevo notate io in camera, per farvi capire. Però abbiamo trovato tutto, viti, non so cosa sono questi cosi, e poi la batteria famosa potenziata che vi dicevo l'altra volta, che non sembrava che non c'era, invece c'è, ed è questa qui, ed è di 2500 watt, quindi è quella più potenziata ancora. Poi andiamo a vedere un secondo. Esistono diverse luci di segnalazione, come vedete. Questa. Sono praticamente le stesse luci di segnalazione che vengono date con. Aspettate, adesso ve le mostro. Ok. Come vedete, sono le stesse luci di segnalazione che sono nello stesso modello del nostro drone X8C, che sono veramente fatte benissimo. Anche le caratteristiche tecniche del motore sono molto diverse, come vedete sono fatte molto meglio, soprattutto sono molto più robuste delle altre, queste probabilmente tagliano anche le dita se le fai girare troppo, ma soprattutto l'alimentatore che adesso vi mostro. Adesso qui ho messo una batteria sotto carica perché volevo fare un test video dopo della telecamera che c'è appunto dentro insieme al nostro drone. Questo è il caricabatterie, viene dotato di carica charger da cos'è che è? Un ampere, qualcosa del genere. Comunque sta caricando, quando la luce verde si spegne vuol dire che è pronto. Poi ci viene dotato anche di questo caricabatterie ed è veramente molto molto completo questo drone. Niente ragazzi, adesso nel prossimo episodio andremo a vedere invece come funziona, più che altro faremo un test video. Quindi grazie ancora, alla prossima puntata.